interessante all'elaborazione di idee del nostro movimento. Un'elaborazione di idee, lo sentite del suo lavoro, che rientra in una concezione molto determinata della decrescita che noi abbiamo. Cioè, noi non crediamo che la decrescita sia l'obiettivo di una nuova società, perché avere una società della decrescita sarebbe l'errore uguale e contrario di quelli che vogliono una società della crescita. Non riesco neanche a immaginare una società che abbia come obiettivo quello di diminuire progressivamente la quantità delle merci che vengono prodotte, indipendentemente dalla qualità che esse hanno. Come voi sapete, noi pensiamo che la decrescita dipende dalla diminuzione delle merci che non hanno nessuna utilità. Cioè, noi introduciamo elementi di valutazione qualitativa del fare umano, a differenza di una società dove c'è nessuno adulto in termini quantitativi. Ecco, per cui noi in che senso parliamo di decrescita? Parliamo di decrescita come una strada da percorrere, perché oggi abbiamo superato tutti gli elementi della compatibilità ambientale. Consumiamo più risorse rinnovabili di quelle che la Terra rinnova nel corso di un anno, produciamo una quantità di emissioni di anidride carbonica che non è un gas inquinante, ma è un gas indispensabile per la fotosintesi clorofilliana e per mantenere la temperatura della Terra a una temperatura media di 15 gradi, che senza invece l'anidride carbonica nell'atmosfera sarebbe di meno 18 gradi, indispensabile quindi alla vita, ma che noi abbiamo, diciamo così, emettiamo in quantità superiore a quella che la biosfera assorbe attraverso la fotosintesi clorofilliana. Dobbiamo diminuire la quantità di rifiuti, dobbiamo diminuire la quantità di rifiuti non biodegradabili, negli oceani galleggiano masse di plastica grandi come gli Stati Uniti, produttive di plastica, e quindi tutti i miglioramenti che noi possiamo desiderare, che possiamo perseguire oggi, sono miglioramenti che passano attraverso una riduzione selettiva della produzione e del consumo di merci che non hanno nessuna utilità. Ma questa strada della decrescita dove ci conduce? Qual è l'obiettivo? Qual è la meta che vogliamo raggiungere? Noi su questo abbiamo, diciamo così, difficoltà a immaginare il futuro, e neanche Alessandro ci dirà in cosa consiste, non vi spiegherà per quale motivo, non ci dirà in che cosa consiste questo futuro, però ci darà delle indicazioni, no? Perché cercare di capire quali sono, diciamo così, i cambiamenti culturali che vanno fatti nei rapporti tra gli esseri umani, nei rapporti tra gli esseri umani e gli altri esseri viventi, nei rapporti degli esseri umani con gli ambienti in cui vivono, per costruire una società che abbia delle caratteristiche diverse da quella attuale, una società che sia in qualche misura coerente con gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere attraverso la decrescita. Ecco, detto questo, io darei la parola ad Alessandro per una sintesi del suo intervento, e poi l'obiettivo mio personale, ma credo anche di Alessandro, è quello che ci sia una discussione, perché, come vedrete, il lavoro è un lavoro in progress, un work in progress, e se arrivano suggerimenti, se vengono espressi dubbi che gli consentono di approfondire il suo ragionamento, così via, lui è ben contento perché può andare avanti in questa sua definizione. Alessandro si è avvicinato al momento della crescita felice avendo fatto un suo percorso autonomo, cioè non è stato tra coloro che hanno fondato il nostro movimento. Un percorso autonomo che a un certo punto l'ha portato a cercare un collegamento con noi. E credo che questo sia un fatto molto importante, perché noi pensiamo che il nostro movimento abbia il compito di creare dei collegamenti tra le persone, tra i gruppi di persone che stanno cercando di trasformare il disagio esistenziale in cui viviamo in un progetto di vita alternativa. E oltre a essere una struttura di collegamento, cioè, tante volte io uso l'esempio del lievito, noi vorremmo essere un lievito che si scioglie, che sparisce all'interno di una massa più grande che ha contribuito a far crescere, oltre a essere uno strumento di collegamento, noi stiamo verificando che il nostro movimento sta diventando un attrattore,
un attrattore, una grande calamita che attrae delle persone che hanno fatto dei percorsi autonomi, ma che alla fine vedono in noi un punto di riferimento a cui apportare i loro risultati e da cui attingere indicazioni per poter andare avanti nella loro ricerca. Ecco, questo credo che sia l'elemento caratterizzante che noi abbiamo, che noi dobbiamo mantenere, e adesso sentiamo Alessandro in che maniera ci dà il suo contributo a queste nostre riflessioni, a questo nostro approfondimento. Buonasera a tutti, io intanto vi ringrazio, siete tantissimi, ringrazio Maurizio per la presentazione, ringrazio chi mi ha chiamato, il gruppo di Cuneo, di Alba e l'associazione che ci ospita. Mi è stato chiesto di essere semplice, cercherò di essere semplice, anche se non sempre si riesce, soprattutto quando si ha a che fare con un linguaggio tecnico, qual è anche quello della filosofia. Allora, io ho da poco pubblicato un libro che si intitola Dall'economia alle eutelie. Che cosa significa il titolo? Intanto eutelie è un termine greco che significa letteralmente frugalità, ma anche fare bene. Il fare bene è ciò che si oppone al fare comunque, al fare della dismisura, al fare della società in cui noi siamo volenti o nolenti, ci troviamo a vivere. Perché dall'economia alle eutelie? Perché io propongo non una nuova economia, propongo non di rettificare l'economia in un'economia buona, perché ritengo che non possa esistere e non esista un'economia buona, ma propongo di uscire dall'economia per entrare all'interno di un altro orizzonte che chiamo eutelica, che è appunto la frugalità. Ma quando parliamo dell'economia dobbiamo intenderci su che cosa, di cosa stiamo parlando. Perché in genere noi siamo abituati a pensare all'economia come a quell'orizzonte, a quell'ambito entro cui avvengono relazioni tipo mercantile, l'ambito delle banche, l'ambito dell'allocazione delle risorse scarse. Ecco. Io concepisco invece l'economia come l'orizzonte di dominio entro cui l'Occidente si pensa e si è pensato almeno da 2500 anni. È un orizzonte di dominio del buono sull'uomo. Perché? Intanto perché da 2500 anni? Perché il concetto economia viene codificato per la prima volta nel VI secolo a.C. da Senofonte, quello economico. Senofonte chiaramente non è che inventa il concetto, lui codifica un insieme di relazioni, di comportamenti che preesistono anche a questo. A questo testo, ma diciamo lo codifica per la prima volta, spiega, certifica cos'è il concetto di economia, poi di economia ne parlerà nel secondo libro della politica anche Aristotele, alcuni passi dell'etica nicomachea, e in realtà il concetto di economia nel corso del tempo, pur avendo avuto subito delle torsioni semantiche, pur essendo stato utilizzato in contesti diversi, pensiamo alla patristica, al mondo cristiano che lo utilizza per parlare addirittura di economia trinitaria, quindi concepito anche all'interno di un orizzonte teologico, l'economia ha sempre mediato il senso del dominio di qualcuno su qualcun altro. Ma perché questo? E perché è importante tornare alla Grecia? Perché innanzitutto diciamo, lo scopo di un concetto qualifica quel concetto. Ma le parole che noi parliamo, le parole che noi usiamo, sono il risultato di un contesto in cui abitiamo. Noi parliamo delle parole, ma siamo abitati dalle parole. Provo a farvi un esempio così ci capiamo. Un mio amico nigeriano mi raccontava che dopo 10 anni di vita in Italia, torna in Nigeria e cercò di spiegare ai suoi vicini di casa, no? Anche dei bambini nigeriani, cosa fosse la neve, perché si chiedevano come si vive in Italia, lui disse d'inverno qualche volta nevica, cosa era la neve? E lui mi disse, io cercai di spiegare cosa era la neve e questi non mi capivano. Fui costretto a un certo punto a prenderli, portarli vicino ad un congelatore, a schiare il ghiaccio secco, lanciarlo in aria e dire loro, la neve è una cosa del genere. Ecco perché non riuscivano a capire cosa fosse la neve, perché non avevano i concetti. Questa è la dimostrazione in realtà che le parole che noi usiamo quotidianamente
sono il risultato, il portato di un contesto, il contesto in cui siamo. E allora, seguendo Wittgenstein, che diceva che i limiti del mio linguaggio sono anche i limiti del mio mondo, per capire che cos'è l'oikonomia e il motivo per cui questo concetto ha sempre mediato il senso del dominio di qualcuno o di qualcun altro, dobbiamo tornare alla radice di questo concetto, dobbiamo tornare alla Grecia. Oikonomia è costituito da due parole, oikos e nomos. L'oikos letteralmente viene tradotto come abitazione, casa. Nomos, legge, ma attenzione, il nomos è molto di più della mera norma, della legge, perché il nomos vuol dire cultura, il nomos porta in superficie una cultura. Noi, in gran parte nel mondo occidentale, comunque, potremmo dire da questo punto di vista il cristianesimo è molto condizionato nelle nostre leggi, tanto che ad esempio noi consideriamo la vita umana come un valore, tanto che esistono leggi che impediscono a Tizio di uccidere Caio. Ecco, vedete come un portato culturale fa sì che da questo portato culturale si sviluppino poi delle norme. E allora nel momento in cui si è andato a normare l'oikos, cioè si è costituita l'oikonomia, si è tentato di portare in superficie il modello relazionale dell'oikos. L'oikos, la famiglia, ma qual era la struttura dell'oikos greco? L'oikos greco è il luogo, io lo definisco il luogo del massimo dominio. La famiglia greca era costituita così da un kyrios, un pater familias, un capofamiglia, che costituiva tre relazioni di tipo subalterno: con la moglie, relazione di matrimonialità, con i figli, relazione di genitorialità, e un discorso diverso va fatto per i figli di sesso maschile e femminile, perché i figli di sesso maschile alla maggiore età si potevano affrancare dal controllo paterno ed erano a loro volta capaci di oikoi, quindi potevano costituire le loro famiglie a loro volta, mentre le donne passavano dal controllo paterno al controllo del marito, alla morte del marito, sotto il controllo dei figli maschi, in mancanza dei figli maschi, sotto il controllo dei parente maschio, il marito più stretto. Il terzo livello di relazione dispotica è quella che il Kyrios costituiva con lo schiavo, con il servo. Ora, nel momento in cui l'oikonomia non ha più significato la mera amministrazione della casa, ma è diventato, perché poi gli stati nazione si incominciavano a complicare, quindi bisognava gestire anche i beni della nazione, quindi è diventata prima l'economia della città-stato, poi l'economia della nazione, oggi potremmo dire economia del mondo intero, quella razionalità di dominio si è allargata, si è espansa su larga scala, e quindi questo dominio dell'uomo sull'uomo si è ampliato. Quando io 5-6 anni fa ho cominciato a ragionare su queste tematiche, mi sono anche chiesto, ma per quale motivo tutti i tentativi di arginare questo flusso dispotico dell'economia sono nel corso dei secoli miseramente falliti? Intanto immaginiamo l'economia come un fiume in piena, che cerca di oltrepassare tutti gli argini che vengono frapposti davanti. Se immaginiamo l'economia come un fiume in piena che persegue il suo scopo, e qual è lo scopo? Appunto la massimizzazione del dominio, riusciamo forse anche a comprendere il motivo per cui l'economia cristiana, l'economia civile, l'economia socialista, l'economia marxiana sono nel corso del tempo fallite. Perché sono fallite? Perché, prendiamone due su tutte, l'economia cristiana e l'economia marxiana hanno inteso essere economie, ma hanno indicato all'economia uno scopo diverso da quello che l'economia aveva. Cioè, l'economia cristiana ha sviluppato un'economia avendo come scopo però non la massimizzazione del profitto, ma la condivisione dei beni. Marx ha proposto che l'economia non perseguisse il dominio, ma dovesse anche in questo caso beni condivisi e il controllo dei mezzi di produzione. Che succede? Che quando siccome ogni concetto è quel concetto in virtù di uno scopo, se io modifico lo scopo, trasformo anche il concetto. E le nostre azioni
Sono tutte, io le definite volontà di potenza. Quando pensiamo a volontà di potenza non dobbiamo intenderla in senso schopenhaueriano, cioè la volontà di potenza non è necessariamente violenta. La potenza peraltro è un'espressione verso, la potenza è diversa dal potere, il potere è qualcosa di inatto e quindi è violento. La volontà di potenza è volere che le cose siano in un modo piuttosto che in un altro. Il non reagire ad una offesa è una volontà di potenza, è voler far vedere all'altro che un'altra modalità espressiva è possibile. E allora cosa avviene però? Che nello scontro violento, o meglio, se si decide di non uscire, di non sottrarsi all'orizzonte della violenza, qual è quello dell'economia, perché si vuole essere un'economia, all'interno di un orizzonte violento vince il più violento. E quindi l'economia cristiana e l'economia marxiana si sono rivelate economie deboli, economie contraddittorie, perché hanno inteso essere economie ma anche no, e quindi sono state oltrepassate dal flusso che sposta, da questo fiume in piena che ha rotto gli argini e che ha prodotto cosa? Questa economia ha compiuto un salto più o meno 250 anni fa con il capitalismo e poi ne ha compiuto un altro perché noi oggi non viviamo più in un orizzonte capitalista, ma viviamo in un orizzonte tecnologico capitalista. E poi vi spiegherò anche in cosa consiste la differenza. Ed ora l'orizzonte tecnologico capitalista è l'ultima stazione? No, non è l'ultima stazione, perché noi oggi abbiamo realmente la possibilità di creare le condizioni per una non permanenza della vita umana sulla Terra. E allora l'orizzonte verso cui ci stiamo dirigendo è l'orizzonte che io definisco della notte, del buio annichilente. Ora, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire qual è la differenza tra l'orizzonte capitalista e l'orizzonte tecnologico capitalista. La tecnica e il lavoro sono oggi il fine dell'orizzonte entro cui noi tutti ci troviamo ad abitare. Proviamo a vedere come esempio perché. Ciò che distingueva nel mondo capitalista un uomo dell'elite da un lavoratore era che l'uomo dell'elite non lavorava, faceva lavorare altri per sé, tanto che aveva la carnagione chiara piuttosto che la carne azzurra e scura era un elemento di distinzione. Oggi l'aver considerato la tecnica di lavoro come un fine ha fatto sì che voi sicuramente vi ricorderete che qualche anno fa abbiamo avuto un presidente del Consiglio, un noto imprenditore italiano, che si vantava di lavorare 16 ore su 24. Ecco, un nobile del 700, l'800 non l'avrebbe mai detto. Nella società del lavorismo, dove essere indaffarati e apprendi, dove lavorare è lo scopo della vita, dove non si lavora per vivere, ma si vive per lavorare, c'è stata un'inversione. Questa inversione è molto significativa e per certi versi interessante, perché se fino all'orizzonte capitalista, perlomeno gli uomini dell'elite, non venivano soggiogati, ma soggiogavano. Adesso coloro che pensano di essere elite in realtà sono schiacciati tanto quanto gli altri da questo mostro che aleggia sulle loro teste, che noi chiamiamo tecniche. Noi viviamo nell'orizzonte della tecnica. La tecnica non è più un mezzo, ma è diventata un fine. E allora, cosa fare? Questo discorso che vi ho fatto in maniera molto rapida, anche perché vorrei stare nei 20-25 minuti per ascoltare poi magari da voi anche successive domande. Questo orizzonte che io ho fatto è quella che io definisco la pars destra, cioè ho cercato di decostruire il concetto di economia, cercando di mostrare come non sia possibile rendere un'economia buona, perché è necessario uscire dal dominio, è necessario essere non competitivi, ma essere acompetitivi, cioè è necessario non accettare la logica della razionalità dispotica, della razionalità violenta, con la quale noi siamo costretti a vivere quotidianamente. Oggi si vive sgomitando, correndo per trovarci all'apice della scala sociale, magari da soli, ma all'apice. Ecco, io propongo invece di portare a compimento l'economia, che è un modo anche di portare a compimento l'Occidente. Occidente deriva da Occidente, ma che è il participio
presente, di od cado, che significa ciò che cade in avanti, ciò che deve morire. Quindi noi dobbiamo portare a compimento l'Occidente, dobbiamo far morire l'Occidente, con esso tutte le categorie che l'hanno reso tale, per provare a frenare questo treno in folle corsa senza conducente, che ci condurrebbe a quella che io definisco la notte, il buio annidilente. E come fare? Proponendo cosa? Un orizzonte. Proponendo un orizzonte che vuole essere, e qui mi allaccio alla presentazione di Maurizio, non un modello chiaro e distinto, non una ideologia, ma una utopia. Dobbiamo anche recuperare il senso di questa parola, cercando di eliminare tutte le incrostazioni otto-novecentesche che questo termine ha avuto. Perché? Perché se noi, se io venissi qui a dirvi, io ho capito tutto, si esce da questo modello in questo modo, con la società della decrescita, io non farei altro che riproporre il dominio nei vostri confronti. Direi, questo è il modello, è un modello che è applicabile a Cuneo come nelle Marche, dove vivo io, a Torino, come in Basilicata, e è un modello valido per tutti, valido sempre, e in questo modo non faremo altro che bloccare il progetto, non faremo altro che riproporre l'ideologia. Cos'è l'ideologia? L'ideologia non è nient'altro che uno schema all'interno del quale noi forziamo la realtà ad entrare. E l'ideologia non tiene conto della poliedricità del reale. E attenzione, quando parliamo di utopia, dobbiamo anche intenderci che cosa intendiamo. L'utopia non è soltanto quel sogno. L'utopia deriva da utopos, è ciò che non ha luogo. Per certi aspetti non c'è niente di più utopico del capitalismo. Quando io dico questa cosa mi viene la testa un po' di sconcerto, ma se noi ci pensiamo, il capitalismo propone una crescita infinita. Ma si dimentica di dire che una crescita infinita in un mondo delle risorse limitate è impossibile. Ciò che è impossibile non può avere luogo, e ciò che non può avere luogo è più utopos. Qual è il problema? Che il capitalismo non si è colto e non si coglie ancora come utopia, pensa di essere concretamente realizzabile e quindi abita i luoghi della ideologia, che si è trasformata in ideologia. Oggi noi sentiamo ripetere a destra e a manca che dopo il crollo del muro di Berlino, dopo il crollo del comunismo, non esistono più le ideologie. Non è vero. Il problema è che di ideologia ne è rimasta una, ed è quella che pensa di poterci far credere che si possa crescere all'infinito. E allora, intendendo bene il capitalismo, in realtà il capitalismo è un'utopia credibile ma non possibile. Perché un'utopia credibile ma non possibile? È credibile perché di per sé sostenere che vi possa essere qualcosa che abbia una crescita infinita non è di per sé contraddittorio. Se però questo qualcosa che cresce all'infinito vorrebbe crescere all'infinito in un sistema finito, allora voi capite che il passaggio successivo diventa impossibile. Quindi è credibile ma non possibile. Mentre l'eutelea che io propongo è sia possibile e sia credibile, perché vivere in maniera frugale, vivere all'interno di un orizzonte legato al far bene e non a fare comunque, è sia credibile sia possibile. Ma ci tengo a precisare che il modello, il metodo, che ciò che peraltro mi interessa moltissimo, quello che io definisco libertario o anarchico, a patto che anche qui ci intendiamo sui termini, perché anche sul concetto, anche il concetto anarchia dovrebbe essere depurato dall'impostazione ottonovecentesca. Anarchia deriva da anarchen, che significa non governare, non dominare, non sottomettere. L'unico modo che io ho per non dominare, non sottomettere, quindi l'unico modo che io ho per non replicare il dominio, è quello di dire: condividiamo questo orizzonte, orizzonte di cui peraltro io ho dato soltanto qualche pennellata. Ecco, io vi mostro l'orizzonte, vi mostro l'utopia. Galeano diceva: l'utopia è l'arcobaleno. Noi corriamo verso l'arcobaleno, l'arcobaleno si allontana. Continuiamo a correre verso l'arcobaleno, l'arcobaleno si allontana ancora di più. A cosa serve l'utopia? Serve al cambio. L'utopia è questa luce che ci illumina la strada della decrescita, che è anche sommetto, strumento.
per giungere verso questa liberazione. Noi sappiamo perfettamente che questa utopia non la compiremo mai. Io non compirò mai del tutto il mio modello. Alla mia morte compirò me stesso. Heidegger diceva: la morte è l'estremo limite dell'esistenza. Io compio me stesso, ma ci saranno altri che dopo di me proseguiranno questa strada che non ha fine. Sappiamo sempre che la realizzazione del modello è sempre altrove, un passo dopo. Noi proviamo per questa luce che ci illumina una nostalgia struggente, nostalgia di un recupero, di un ritorno nel principio, nell'uno. E questo è anche un modo però per far intendere come noi si debba personalmente assumere una responsabilità nei confronti di questo orizzonte, ben sapendo che ognuno si avvicina a questo orizzonte come può e come sa. Ma l'obiezione che in genere si fa è: se noi ci troviamo di fronte ad un potere dispotico così forte, come pensi di poter realizzare questa rivoluzione se non riunendo collettivamente la rivolta, la reazione a questo soppruso? Ecco, questa obiezione in genere in chiave marxista o neomarxista, in realtà può aver senso se solo se noi rimaniamo all'interno del pensiero filosofico occidentale. Io cerco di decostruire anche la filosofia occidentale, partendo innanzitutto dalla negazione del concetto di verità incontrovertibile. La filosofia si è pensata per 2500 anni come quella scienza che ha per oggetto il vero come obietto, qualcosa di oggettivo, vero come assoluto. Ma come si fa a restare nel relativo e a cogliere l'assoluto? Uno dei più grandi filosofi italiani degli ultimi 50 anni, Manuele Severino, dice: io non dico la verità, io sono parlato dalla verità. Ora, Manuele Severino è geniale per certi aspetti, ma io qui non riesco a seguirlo. Che significa io sono parlato dalla verità? La verità di cui, a cui pensava Parmenide, non è un caso che lui scriva un saggio molto importante, ritorniamo a Parmenide, era la verità immediata. Ma noi umani abbiamo bisogno perlomeno della parola, abbiamo bisogno di continue mediazioni, abbiamo bisogno del pensiero, abbiamo bisogno di esprimerci. Quindi la veritas, così come l'hanno pensata i greci, così come è stata pensata la filosofia occidentale, a mio avviso non è l'orizzonte della filosofia, non è lo scopo della filosofia. Qual è lo scopo della filosofia? Lo scopo della filosofia è una domanda a cui non è detto che ci sia sempre una risposta, e quando c'è non è detto che la risposta sia una soltanto. Qui vediamo che il problema è anche di impostazione concettuale e etimologica. Filosofia si è sempre pensata come termine che significa amore per la saggezza, per la sapienza. In realtà filosofia si regge anche sul safes, che è luce. È cura per ciò che sta nella luce, è cura per ciò che io, dal mio polo relazionale, metto in luce. E oltre a questo dobbiamo a questo punto decostruire un altro totem della filosofia occidentale, cioè quello che io definisco essere la scissione ontologica. Ontologia significa essere, la scissione dell'essere. Noi siamo abituati a pensarci come a delle monadi, diciamo degli enti scissi. Ci sono io e poi c'è l'altro, c'è il mio essere, c'è l'essere. Maurizio Pallante, c'è l'essere del tavolino, c'è l'essere di ognuno di voi. Ecco, io propongo invece da questo punto di vista di riprendere il pensiero di Spinoza, ma anche di Giordano Bruno. Pensiamoci come modi di essere dell'essere. Che significa modi di essere dell'essere? Noi in realtà non ci distinguiamo per l'essere, ma per il modus, per quella che i greci chiamavano psiche, l'anima, per la forma. Quindi Alessandro Pertosa è Alessandro Pertosa in virtù della forma che ha e che assume. Ma l'essere di Alessandro Pertosa, l'essere del tavolino, l'essere di Maurizio, l'essere di ognuno di voi è lo stesso essere. Ciò consente non solo di stravolgere l'orizzonte di pensiero entro cui l'Occidente si è pensato per almeno 2500 anni, ma di stravolgere anche il vocabolario. L'abbiamo detto prima, i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. Pensiamo ad una parola che usiamo magari spesso, quella della compassione.
Se io vi dico compassione, voi cosa viene in mente? In genere viene in mente sia compassione per un misero, è una relazione dall'alto in basso. In realtà compassione è compatire, è partire insieme. La retorica del sacrificio al lavoro, faccio sacrifici al lavoro, mio padre ha fatto sacrifici per edificare, per costruire questa casa. Sacrificio deriva da sacrum facere, fare sacro. Ecco, dobbiamo avere il coraggio di dire che chi si spezza la schiena al lavoro non sta facendo per niente qualcosa di sacro, ma è funzionale al sistema che punta ad avere una pletora di schiavi per potersi mantenere. Ecco, quindi capite come ripensando l'orizzonte, ripensando la relazione, noi riusciamo a ripensare anche il nostro linguaggio. Perché dobbiamo ripensarci in relazione? Perché pensandoci come esseri relazionali, io non sono più io un soggetto. La contrapposizione tra servo e padrone di Hegel o di Marx si può concepire solo in un'ottica della scissione ontologica. Ma se quello che io vi ho detto può avere una minima plausibilità, allora il mio essere si costituisce delle relazioni e dei luoghi che io vivo, che abito quotidianamente. Io potevo oggi non essere qui, ma se non fossi stato qui sarei stato da un'altra parte. Comunque il mio essere si relaziona sempre ad un contesto. Io oggi non sono più pensabile senza ognuno di voi, perché con ognuno di voi ho costituito degli incroci di sguardi che a sua volta costituiscono anche il mio essere. E se allora noi siamo il risultato di questa trama relazionale, voi capite bene che la rivoluzione compiuta da una persona non è più la rivoluzione compiuta da un soggetto scisso dal contesto, ma è la rivoluzione compiuta da una persona, una conversione compiuta da una persona che muovendosi sposta la relazione e sposta anche il contesto. E quindi a questo punto potremmo capire il senso delle parole di Gandhi quando diceva siate la rivoluzione che potete vedere nel mondo, perché soltanto se noi siamo, cioè viviamo, e qui è un altro superamento del pensiero della logica occidentale. La logica occidentale ha scisso il pensare dal fare, la filosofia teoretica dalla filosofia morale. Anzi, si è detto che è meglio all'apice della società c'è, ci sta chi non fa, chi fa un lavoro manuale si trova ad un gradino più basso della scala sociale. Maurizio dice spesso, e condivido molto questa cosa, che in realtà questo è un errore sociologico, antropologico immenso, perché è il più intelligente chi sa fare, perché se qualcuno fa qualcosa con delle mani, manda delle informazioni al cervello, quindi non è soltanto il cervello che manda delle informazioni all'esterno, come quando si teorizza, ma chi sa fare rimanda delle informazioni dalle mani al cervello e quindi diventa il più intelligente perché sa intus leggere, sa leggere meglio dentro, sa leggere meglio tra le trame dell'essere e della natura. E questa relazione deve essere una relazione orizzontale. Se noi non vogliamo ricostituire l'ennesimo dominio, dobbiamo costruire delle relazioni di tipo orizzontale. Questa relazione orizzontale, possiamo chiamarla di metodologia libertaria, anarchica, purché, ribadisco, noi depuriamo il concetto dalle impostazioni 8-900. Questo è l'unico modo per avere, diciamo, per costituire un rapporto polare che possa provare a modificare i comportamenti quotidiani. E quindi quando mi si dice, ma allora come si fa? Ecco, io più che altro vorrei che mi si dica se l'orizzonte che io propongo, dopo questa decolonizzazione dell'immaginario e ripopolamento, non ricolonizzazione, ma ripopolamento dell'immaginario, lo si condivide o meno. Nel momento in cui si condivide questo orizzonte, e poi gli abitanti di Cuneo, gli abitanti di Alba, gli abitanti di Torino, dovranno sapere loro, perché i problemi delle comunità sono problemi della comunità, come si esce dal dominio, quali sono le metodiche migliori per uscire dal dominio. Io immagino quindi un rapporto tra microcomunità relate fra loro,
una sorta di federalismo solidale. All'interno delle comunità si deve cercare di essere il più possibile autarchici, un altro termine da recuperare è questo. L'autarchia non ha nulla a che fare con il fascismo. Essere autarchici significa essere il più autosufficienti possibile, significa poter gestire delle relazioni mercantili all'interno della comunità. La comunità è ciò che si concepisce sia comunus, cioè attraverso uno scambio di doni, con donanus a vicenda, sia cum menia, cioè ciò che avviene all'interno delle stesse mura. Ecco, se noi riusciamo ad immaginare queste microcomunità relate tra loro, che cercano di costituire delle relazioni non dispotiche, abbiamo già fatto un passo verso la fuoriuscita dall'economia. Chiaramente il passaggio non sarà mai immediato, non può essere immediato, perché per passare da un orizzonte competitivo entro cui noi siamo a un orizzonte acompetitivo, dobbiamo prima passare per l'orizzonte non competitivo, per la croce non competitiva. Cerco di spiegarmi. Immaginiamo che una persona decida ad un certo punto di cambiare vita perché non riesce più a reggere il ritmo della competizione. Nel momento in cui decide di cambiare vita, ma è all'interno dell'orizzonte competitivo, diventa non competitivo, non riesce più a competere. Il passaggio dalla competizione alla sottrazione radicale della competizione passa, se rimane all'interno dell'orizzonte, attraverso la sconfitta. Quindi la cosa migliore sarebbe sottrarsi alla razionalità della vittoria, sottrarsi alla razionalità della violenza. Le società economiche arcaiche ad un certo punto propone la possibilità di pensare le comunità come dei luoghi in cui è possibile vivere attraverso lo scambio di doni, e propone come modello appunto queste società arcaiche. Il problema qual è? Che in queste società arcaiche lo scambio dei doni, o meglio il dono, veniva concepito come qualcosa che veniva fatto e da cui ci si attendeva una corresponsione. Cioè io ti dono un bicchiere, tu mi devi donare qualcosa almeno di uguale valore o meglio di più. Che avviene? Intanto che questa corsa al rialzo prima o poi ha una fine, ma avviene che se io regalo un bene di valore X ad una persona che so che non potrà mai corrispondermi qualcosa di uguale valore o maggiorato addirittura, io metto questa persona in una condizione di subalternità. Invece il dono a cui io penso è il dono che ho definito della dismisura, cioè è il dono che non misura. Per cui provocatoriamente ho detto, io scrivo libri, vado a comprare una casa, il costruttore che mi costruisce casa dà un libro e lui mi dà una casa. Chiaramente è una provocazione, ma per spiegare in provocatoria in che senso si dovrebbe cominciare a pensare ad una razionalità del dono. Quando io prima parlavo dell'utopia, che dicevo, io lo so già che il modello non riesco a realizzarlo, a concretizzarlo del tutto, ma verso questo modello incomincio a trascinare la società. Ecco, intendevo proprio questo. Io so perfettamente che non potrò mai pagare un'abitazione con un libro, ma quotidianamente, nelle relazioni con mia moglie, con i miei figli, con i miei amici, con le persone che incontro, devo cercare di innescare dei meccanismi, relazioni di dono dove è possibile, dove posso il più possibile tendere sempre più verso questa perfezione. E questa è l'avvio di questa rivoluzione possibile, che è diventato una conversione, un cambiare verso. Quindi se fino adesso noi abbiamo vissuto nella logica della competizione, ecco, dovremmo fermarci, cambiare verso e cominciare a vivere nella logica della cooperazione. È un po' difficile entrare nel merito, non soltanto perché la densità del pensiero, ma anche perché sentendo per la prima volta magari c'è qualche difficoltà, però magari qualcuno ha delle domande, dei dubbi, delle richieste di approfondimento. C'è una persona già? Sì. Vuoi venire qua? No, no.
Passa di No, va bene tutto. Dal mio punto di vista, un problema che si crea in qualsiasi momento in cui si prova ad avere un approccio un po' più comunitario all'interno della società è che ci sarà sempre questa vocazione da cui parte anche l'economia come dominio del capo famiglia rispetto ai subalterni. È presente all'interno della società delle altre persone, quindi le persone che non condividono i miei stessi obiettivi, per forza di cose cercheranno di portarmi nella loro direzione, e questo è un modo di essere dispotici all'interno della società. Se io voglio provare a imporre questo, imporre forse è la parola sbagliata, ma se voglio portare a compimento nella mia realtà una visione della società di questa misura, ci sarà per forza di cose la vocazione del male, fra virgolette, in qualche altra persona che cercherà di portarmi in un'altra direzione. Questo fattore utopico in che modo può essere poi portato su un piano reale, quando appunto nella quotidianità c'è sempre questo dualismo, anche se secondo me non è una verità assoluta, ma è una semplificazione per permetterci di comprendere che ci sarà sempre un antagonismo tra la mia visione e quella di una persona che ha una visione totalmente opposta e che vuole imporla. Non so se sono stato chiaro nella domanda. Sei stato chiarissimo. Ok, grazie. Grazie, domanda chiarissima. Allora, intanto noi dovremmo sempre tenere presente la possibilità della disfatta. Cioè, la rivoluzione che io propongo è la rivoluzione della dolcezza, che deve avere di fronte a sé la possibilità della disfatta totale. Primo elemento. Secondo elemento. Con chi si costituisce la comunità e cosa significa costituire quelle comunità di cui prima parlavo. Ora, quando io ho deciso di aderire al movimento per la crescita felice, ho preso, sono andato, mi sono unito all'interno di una comunità. Quindi diciamo che le comunità si scelgono. Tu mi dici, ma cosa avviene se all'interno di una comunità c'è qualcuno che ad un certo punto decide di prendere un'altra strada, di guardare un altro orizzonte. Io ricordo molto bene che durante le varie scritture del libro, man mano che lo scrivevo, facevo leggere a Maurizio, Maurizio a un certo punto mi disse, ripensa a questa affermazione. Io scrissi che quando, siccome io non voglio esercitare nessuna pressione dispotica nei confronti di alcuno, ma esigo anche che nessuno esercita una pressione dispotica nei miei confronti, allora proponevo per chi decide di non condividere un certo orizzonte, quello della convivialità, che è quello della tenerezza, della dolcezza, proponevo l'emarginazione sociale, termine forte oggettivamente, ma per emarginazione sociale, per scomunica, io non intendo la scomunica dall'interno di una comunità. Intendo una scomunica date sentenze. Cioè nel momento in cui io decido, cioè se io domani mattina faccio parte di MDF e decidessi di scrivere un libro a sostegno della crescita del prodotto interno lordo, non c'è bisogno che Maurizio o qualcun altro mi cacci da MDF, mi sono cacciato da solo. Sono fuori da quell'orizzonte, da quella comunità. Il problema quando si pone, quando chi è fuori o chi esce tenta di sovrastarmi. Ecco, io sono convinto che nessuno abbia la forza, la potenza di penetrare all'interno della persona. La storia l'ha dimostrato, tutte le più grandi, violente tirannie non sono riuscite a cambiare comunque la radice dell'animo umano, almeno in alcuni noi ricordiamo essere come gli eroi. Questo vale valso per tutte le tirannie. Quindi come comportarsi di fronte a un atteggiamento violento? Di certo non con violenza, perché se alla violenza rispondiamo con violenza scendiamo su quel campo e abbiamo già perso. L'unico modo di vincere è quello di non
combattere la violenza con la violenza. E questo si lo spiega in maniera molto chiara Bauman, che parla di, ormai da diversi decenni, il potere liquido. Ora, i rivoluzionari romantici di qualche decennio fa pensavano che si potesse andare con le armi in pugno a combattere contro il potere. Ma oggi il potere dov'è? Bauman parla appunto di potere liquido perché? Perché la società della tecnologia capitalista, la società della tecnica, ha reso il potere liquido. Oggi con chi me la prendo? Con Draghi? Con la Merkel? Con Renzi? Vado armi in pugno e chiudo la borsa a Milano? E poi c'è quella di Tokyo, chiudo anche quella di Tokyo, ma c'è quella di Francoforte. Cioè, che cosa facciamo? Qual è il potere? Chi è il nemico oggi? E allora, se noi capiamo in realtà che il nemico siamo a volte anche noi stessi, perché quotidianamente esercitiamo pressioni dispotiche sulle persone che ci sono vicine, capiamo che la prima rivoluzione da compiere, la prima e la più importante, è la rivoluzione di noi stessi. Se quindi noi già riusciamo nelle relazioni quotidiane con le persone della nostra famiglia, con i nostri amici, a domandarci ogni volta se l'atto che stiamo compiendo è un atto di insegnamento o educazione, già questo è qualcosa. Insegnare è l'atto che si compie dall'alto verso il basso, educare da educere significa tirar fuori. Io tiro fuori quello che c'è dentro, la domanda che mi pongo quotidianamente nell'educazione dei miei figli. Cioè, come faccio io a educare i miei figli senza esercitare su di loro una pressione dispotica? Come faccio io a relazionarmi con mia moglie, con i miei amici, con le persone che frequento senza esercitare violenza su di loro? Se noi riuscissimo a ragionare in questi termini, riuscissimo a instaurare delle relazioni orizzontali non dispotiche, già avremmo fatto un pezzo di rivoluzione, ben sapendo che ci saranno persone che di questo non vorranno sentir parlare, che quindi riproporranno il metodo della violenza. Ma il metodo della violenza attacca quando la violenza si risponde con la violenza, quando lo sgomitamento si risponde con lo sgomitamento. Si presenta, se ho capito male, non lo so, non tanto l'individuo che all'interno di una comunità non si comporta in maniera comunitaria, ma dei soggetti esterni che impongono la volontà della comunità. Un soggetto può essere anche lo Stato. Anche lo Stato, certo, ma infatti, se questo è anche il significato, io domando ad Alessandro in che modo questo problema è stato affrontato, ad esempio, da Gandhi. E con la disobbedienza civile, con tutto quello che noi sappiamo, no? E in che modo più recentemente è stato affrontato dal subcomandante Marcos in Messico. Cioè, delle risposte che non erano la presa del potere per contrapporsi al potere, ma erano quello di sottrarsi allo scontro col potere creando delle comunità basate su rapporti diversi tra le persone che non si basano sul potere, non basate sul potere. Esattamente. Io spesso faccio fatica a farmi comprendere, soprattutto dai politici, perché i politici ragionano ad una legislatura, io ragiono a 2-3 generazioni. Cioè, io dico sempre che quello che mi interessa non è vincere, ma toccare le corde profonde dell'animo umano. Quindi Maurizio ha fatto l'esempio di Gandhi e sul comandante Marcos, che proprio mostra come si può trasformare un paese non prendendo il potere, governandolo senza governare. E quindi il compito è quello di cercare di chiaramente proporre il più possibile questa metodologia. E tu dicevi lo Stato. Il sottotitolo del libro è Scintille di decrescita dell'anarchia. Io culturalmente sono un anarchico, quindi comprendo molto bene il problema dello stato delle istituzioni. Però mi sono accorto che non c'è nessuna possibilità di vincere il potere e la violenza con altra violenza.
L'unica possibilità che abbiamo è quella di vincere il potere della violenza con la persuasione della tenerezza, cioè arrivare a toccare le corde profonde dell'animo umano, cambiare i cuori delle persone. Ma cambiare i cuori delle persone non dall'esterno, cioè non arriva Alessandro Pertosa a cambiare i vostri cuori. Se condividiamo questo orizzonte di liberazione, se ognuno di noi comincia a pensare al modo in cui è possibile sottrarsi a questo dominio, troverà in se stesso delle risposte. Io non so dirvi francamente come alcuno si possa uscire dall'orizzonte di dominio in cui gli abitanti di Cuneo vivono. Siete voi che, costituendovi in comunità, rafforzando le relazioni, volendo uscire, sottrarvi a questo dominio dispotico, cominciate a farlo. Poi tu mi dici, ma fuori c'è lo Stato, fuori c'è un mondo che va da un'altra parte. Certo, c'è, ci sarà sempre e continuerà a starci. Però qui si sta gettando un seme per qualcosa che noi non siamo in grado ancora di immaginare. Volevo fare due domande in realtà. Allora, partendo dalla domanda che aveva fatto, cioè in continuando alla domanda che aveva fatto lui, subalterni, aveva parlato di subalterni, che più o meno potremmo considerarci tutti noi a un sistema dispotico in un certo senso. Questi subalterni cosa possono fare per coinvolgere la società e il mondo al cambiamento, a questo cambiamento comunitario? Prima domanda. Consapevoli di farne parte, insomma, partendo dal presupposto, noi siamo subalterni, siamo consapevoli di farne parte. Che cosa possiamo fare? Cosa proponi tu che si faccia tu, ma in generale che cosa si propone? E già il movimento parla di crescita felice, tratta parecchio l'argomento, insomma. E un'altra domanda è, qua magari più personale tua, secondo te che cosa ne segue, cosa ne consegue in loro, in questi subalterni che hanno percepito e iniziato questo percorso diciamo in tutta la rete, in tutti i loro colleghi, le persone relazionate con essi che fanno parte di questo processo evolutivo attraverso il contatto dei loro simili, insomma. Vorrei dire qualcosa? No. Allora, cosa possono fare i subalterni e se la ricrescita può in un certo qual modo essere funzionale? Allora, io intanto all'inizio avevo detto che non ci sono ricette prestabilite, cioè il cosa fare, l'unica cosa che entro cui possiamo trovarci tutti è la volontà di uscire da questo orizzonte, anche la ricrescita. Maurizio dice spesso, ho scritto spesso nei suoi libri, l'ho scritto anche Jean-Louis Aillon, un libro uscito di recente, non esiste una decrescita, non esiste un unico modo di decrescere. Una coppia con figli non decresce nello stesso modo di una coppia senza figli, una coppia di anziani non cresce nello stesso modo di una coppia giovane. Delle persone che vivono in città decrescono in maniera diversa da delle persone che vivono in campagna. Però l'orizzonte è lo stesso. Quindi che cosa possono fare i subalterni? Io non conosco bene la realtà di Cuneo, quindi non so dirvi francamente che... io non ho una ricetta, perché se avessi una ricetta... Un subalterno generico nel mondo. Ma sai, un subalterno generico non esiste. Quindi si tratta proprio di un atto da principio, cioè non, ovviamente non si tratta di... Guarda, io posso dirti di me, no, perché un subalterno generico non esiste, posso dirti di me. Io sono stato ricercatore 3 anni a Salerno, 2 anni a Macerata. Ad un certo punto, nonostante avessi ancora un insegnante di ricerca, mi sono accorto che l'accademia non era il mio mondo, perché se vuoi stare in accademia devi rimanere all'interno certi giorni, di certi ritmi, puoi scrivere di questo ma non puoi criticare Tizio, perché il mio docente mi disse, colui che ti farà fare per le universitarie, quindi sei all'interno di un meccanismo. Io decido di sottrarmi, insegno adesso all'università privata, scrivo libri, giro per l'Italia e incontro persone. Questo è quello che io ho fatto, ma parto dalla mia esperienza personale, quindi
mi sono sottratto ad un dominio, mi sono sottratto ad una pressione, anche perché mi accorgevo che rimanere all'interno mi faceva star male. Quindi io credo che ognuno di noi sappia perfettamente, se riesce a guardarsi in profondo, cosa c'è che va e cosa c'è che non va. E quindi sia capace di capire qual è l'atteggiamento da cui deve fuggire e qual è invece l'azione che può e che dovrebbe compiere. Cosa consegue nei subalterni da questo cambiamento, da questa rivoluzione? Consegue, potremmo dire, una rinascita. Ancora una volta posso parlare di me. Io quando ho cominciato a vivere, io faccio conferenze da molti anni, finché sono rimasto in certi ambienti soffrivo di crisi di panico, ero stressato, snervato. Sono uscito, ho cambiato radicalmente la vita, non ho più un quantitativo fisso di denaro, non ho un salario, quindi riesco a fare all'università privata mi paga un'ora, quindi chiaramente non ho quelle che noi magari consideriamo, siamo abituati a considerare delle sicurezze, però mi sono trasformato, sono rinato. Quindi che cosa consegue? Ne consegue una rinascita, una nascita nuova. Non so se. Guarda, se posso proprio aggiungere. Beh, così. Io ti ho fatto una domanda, ma anche senza. Ti ho fatto una domanda, avevo già la risposta scritta sopra e mai risposta. Molto bene, vuol dire che c'è una sintonia nelle cose che dice Alessandro, che sembrano complesse. Domanda? Una mia domanda parte da posto che si può scambiare la natura umana, cioè se si può diventare migliori, che si possa abbandonare tutto il concetto del metodo della violenza, il metodo del consumismo, eccetera, eccetera. Ora io volevo chiedervi, ma ha qualche riscontro, io direi scientifico, insomma, c'è questa scienza, no, che studia la natura umana, la personalità umana, che è l'antropologia, no? Nella teopologia c'è qualcuno, Levi Strauss, non so, che ha dimostrato magari con esempi di tribù, di nazioni, anche di comunità ristrette, che sono cambiate, hanno perso appunto l'atteggiamento violento o prevaricatore l'uno dell'altro, specialmente di fronte a certi. Ai bisogni, per esempio, quando si trova con un pollo solo, due persone che devono mangiare, o un boccone solo, si riesce ad arrivare a un modo di convivere. Perché poi tutto è tutto lì, predicare un abbandono di situazioni purtroppo drammatiche e che vanno peggiorando perché sono impostate su teorie sbagliate, eccetera, è una bellissima cosa. Ma se poi appunto gli uomini non imparano i messaggi di cambiamento anarchici addirittura, e finisco pensando che una predicazione, io sono ateo, ma una predicazione di Gesù appunto sui buoni, di cui lui sarà il re dei cieli, vabbè che lui comanda il re dei cieli, la terra sa benissimo che non sarà dei buoni, ma comunque predica l'amore, predica di porgere l'altra guancia quando ti danno lo schiaffo, poi il Papa dice che non è così, perché se gli parlano male di sua madre lui pure non lo danno, porgere l'altra guancia. Insomma, il cristianesimo è 2000 anni che predica più o meno un cambiamento della società con alterne vicende, poi c'è stato dentro a questa società, ha fatto i suoi affari, cioè, però la teoria è sempre quella. E l'uomo non cambia. Ecco, allora mi domando, ha qualche esempio di cambiamento? Una domanda molto interessante. Intanto, sì, ho più di un qualche esempio. Non Claude Lévi-Strauss, però Pierre Clastres, che
che è un antropologo francese morto giovanissimo, e negli anni 70 scrisse un libro tradotto in italiano e pubblicato da Eleutera che si intitola Anarchia selvaggia. In questo libro Dirk Clastres studia 5 villaggi del Centro Africa e descrive gli usi e costumi di questi villaggi con persone che non hanno nessuna cognizione del potere, del possesso e del dominio. E allora Dirk Clastres dice: noi occidentali siamo convinti che l'uomo sia cattivo per natura, che il desiderio del possesso sia connaturato con l'animo umano. Non sarebbero nati gli stati moderni se non avessimo avuto questa convinzione. E lui dice: però se io trovassi, come ho trovato, soltanto un solo uomo che non ha queste pulsioni, allora noi non possiamo dire che il desiderio di possesso, di dominio, di potere è un desiderio connaturato con la natura umana. E se non è connaturato con la natura umana, è frutto di una cultura. Se è frutto di una cultura, per quanto radicata e per quanto complessa, noi da questa cultura possiamo uscire. Quindi l'antropologia ha già detto in maniera, non dico inequivocabile, lei prima mi chiedeva se c'è qualche dato scientifico. Uno dei grossi problemi del mondo occidentale è quello di considerare anche la scienza come vera. La scienza non è vera, la scienza è probabile, tanto che i greci quando parlavano di scienza parlavano di verità epistemica, e la verità epistemica non è la verità assoluta, ma la verità epistemica è quella che i latini chiamavano certitudo, la certezza è data da dati scientifici che si comparano. Quindi è chiaro che anche qui l'antropologia, non avendo la verità assoluta, propone dei modelli. Claude Lévi-Strauss è su posizioni diverse da quelle di Pierre Clastres. Pierre Clastres però in Anarchia selvaggia, vi invito davvero a leggerlo, un saggio molto molto interessante, dice che il possesso, il dominio, la violenza non sono connaturate l'animo umano, non fanno parte della radice dell'uomo, ma sono il portato di una cultura. Posso fare così provvedimenti l'esempio opposto? Sono 50 anni che gli Stati Uniti con la violenza cercano di porre a Cuba certi cambiamenti e non ci sono riusciti. Adesso che diciamo così hanno abbandonato l'atteggiamento della violenza, li cominceranno a comprare la Coca-Cola la vera loro. Lo stesso mi pare sia un parallelo con quanto sosteneva Gandhi, a differenza di Nero, no? Che se anche gli indiani si fossero ribellati dal dominio inglese, ma avessero adottato al loro interno i rapporti interpersonali che gli inglesi usavano nei confronti loro, gli inglesi avrebbero vinto definitivamente, gli indiani avrebbero perso. Ecco, cioè questo è un aspetto che poi c'è un altro domanda ancora, ne parliamo dopo. Per non fare confusione. Nel tuo pensiero elimini quindi la possibilità di uno Stato nazionale, di una comunità a livello nazionale, oppure no? Così come l'Eutelia, anche la decrescita dell'anarchia, pur io considero, mentre l'Eutelia è l'orizzonte, la decrescita dell'anarchia io le considero come strumenti, ma sono in entrambi i casi gli strumenti utopici. Quindi il mio comportamento quotidiano tende a mettere in pratica una razionalità che si avvicina in maniera asintotica a quell'utopia che prova a sopprimere lo Stato nazionale. Io so che probabilmente non ci riuscirò, so che probabilmente non ci riusciremo, ma le azioni quotidiane, per questo prima parlavo di federalismo solidale, magari non riusciremo a organizzarci senza uno Stato nazionale, ma tutti i tentativi, tutti i comportamenti quotidiani devono essere tesi
per cercare di realizzare questo sogno. È possibile, non è possibile, non lo so, si vedrà, ma la razionalità quotidiana con cui io opero è quella di tendere al superamento del dominio dell'uomo sull'uomo, il dominio delle istituzioni sull'uomo, poi le istituzioni non sono mai note, dietro le istituzioni c'è qualcuno, c'è un uomo, quindi c'è sempre il dominio di qualcuno su qualcun altro. Puntare a superare questo dominio è chiaramente un'impresa non di una vita, un'impresa di un'infinita catena di vite. Questo è l'orizzonte verso cui dovremo tendere, se mai ci riusciremo, questo non so dirlo oggi. C'è una serie di piccole comunità autosufficienti dal punto di vista alimentare e dal punto di vista energetico, possono in qualche misura avvicinarsi a questa idea? Assolutamente sì, microcomunità autosufficienti dal punto di vista alimentare e energetico si avvicinano perché hanno meno bisogno delle istituzioni, si rendono più libere, si rendono più sciolte da legami sovrastrutturali. L'altra domanda che io volevo farti è questa: se non hai risposto alle cose che ho detto, vuol dire che le condividi. Allora, la domanda da fare è questo: nella definizione dei rapporti di dominio tra le persone all'interno della logica dell'economia, come tu l'hai descritta, che peso ha la convinzione di poter raggiungere la verità con la V maiuscola filosoficamente, cioè una verità che va al di là della definizione temporale contingente di ognuno di noi, ognuno è contingente temporale, e se pretende che quello che pensa sia la verità assoluta, ne deriva poi la volontà di imporla agli altri, e quindi nel rapporto di dominio c'è un collegamento molto stretto filosofico con la ricerca della verità assoluta. Certamente sì. Io assumo come principio filosofico quello del dubbio radicale, ma non cartesiano, del dubbio radicale scettico. Dubbio di tutto. Lo scettico radicale però finisce per rimanere in silenzio. Volendo dire qualcosa, volendo provare a dire qualcosa, assumo il presupposto di fede, il presupposto filosofico appunto come presupposto di fede. Attenzione, quando io parlo di fede non sto parlando di fede nel cristianesimo piuttosto che nell'islamismo, piuttosto che in qualche altra religione. Fede significa dare assenso a ciò che non si vede, a ciò che non si vede. Io in questo momento credo che la sedia in cui sono seduto mi regga. Non lo so incontrovertibilmente, non è una verità, perché io potrei dire incontrovertibilmente questa sedia mi regge e fra mezzo secondo io cado per terra. Noi quotidianamente compiamo degli atti di fede, viviamo nell'orizzonte della pistis, della fede, crediamo che il solaio su cui siamo appoggiati regga, crediamo che esista un mondo, crediamo che esistano gli altri, crediamo che esisto io. L'io crede che esiste se stesso, ma non ne ha una prova immediata, tanto che lo stesso lavoro sull'autocoscienza è un lavoro mediato da un pensiero, da una riflessione. Dunque, l'orizzonte entro cui mi muovo, non è un caso che da un'opzione filosofica di questo tipo si finisce ad una proposta di natura libertaria dal punto di vista politico. Chi invece ritiene di poter cogliere la verità assoluta, di poterla possedere, perché la verità è un obiettivo, non mi sta lì davanti, e quindi io posso coglierla, posso averla, se io ho la verità, se tu non vuoi vederla, io ti apro la testa e te la ficco dentro. La violenza nasce così, la violenza nasce dal fatto che se la verità è frutto di un ragionamento e può essere cogliibile, se tu non vuoi vederla, io ti impongo di vederla. E quindi chi si pone all'interno del pensiero filosofico occidentale della verità incontrovertibile fatalmente finisce per proporre in maniera politica una metodologia di tipo violento, una metodologia ideologica. L'ideologia non è nient'altro che questo. Noi abbiamo capito la verità è questo schema, forzo la realtà ad entrare all'interno, ciò che non vuole entrare lo costringo ad entrare. Una domanda io, poi le vediamo. Perché se
possa dire qualcosa, è soltanto uno spunto che ci viene dato. Io vorrei che tu approfondissi brevemente il discorso dell'utopia, quando è possibile e credibile e quando è possibile ma non credibile, cioè questo è il discorso che tu fai. E quindi il capitalismo è la, diciamo, la proposta che ha avvenuto. Sì, prima rapidamente l'avevo anche accennato. Allora, che significa che qualcosa è credibile? Qualcosa è credibile quando non è intrinsecamente contraddittorio, o meglio, non è immediatamente contraddittorio. Ma il credibile e il possibile non sono sinonimi. È possibile ciò che, oltre a non essere contraddittorio, può anche rivelarsi in atto. Allora, perché dicevo che il capitalismo è credibile ma non possibile? È credibile perché in prima istanza, se uno ci dicesse che qualcosa vuole crescere all'infinito, se noi non valutassimo nello specifico che cosa significa il concetto di infinito e quindi non compiamo un giudizio, si giudica qualcosa quando si conosce, si conoscono bene i poli e si unisce questi due poli, questi due enti con una popola, no? Quindi il capitalismo è infinito, idea di capitalismo, idea di infinito, ma come si fa a avere un'idea dell'infinito? Ancora prima di capire se qualcosa può essere all'infinito in un mondo finito. L'idea dell'infinito non si può avere, l'infinito è un concetto limite. Se io riuscissi a pensare all'infinito, l'avrei definito. L'infinito è anche al di là di ogni possibile definizione, perché la definizione dell'infinito finitizza l'infinito. E quindi un infinito definito non è più un infinito, ma è qualcosa di finito. E, però immediatamente l'affermazione il capitalismo penso all'infinito o propone una crescita infinita non è immediatamente contraddittoria, però è impossibile perché questa cosa non si può predicare in... comunque siamo nel capitalismo, certo, 250. certo, però è impossibile perché non può realizzarsi l'infinito in atto, mentre l'euteleia, cioè la frugalità, il far bene, oltre al fatto che non è contraddittorio, perché non è contraddittorio dire che si può immaginare una relazione conviviale in cui si opera secondo un fare bene, non secondo un fare comunque, è anche possibile, ma non nella sua pienezza comunque, perché sarebbe bloccare la mitologia, è comunque possibile perché? Perché non è neppure contraddittorio in atto. Però dobbiamo sempre tenere presente il dato che il fatto che sia credibile e possibile, il possibile non è il potere, possibile ciò che ancora è possibile ciò che ancora non è pienamente compiuto. L'utopia non è mai compiuta, è sempre un passo oltre. L'utopia vive a nessun dove, non sta da nessuna parte, eppure è quella luce che illumina quella strada che noi percorriamo sulla via di questa sottrazione dal dominio. Ma io ho una domanda veloce, mi stavo chiedendo, lo sto prendendo da un po' di anni in realtà, se la gente non percepisce il pericolo, scusate, il pericolo e il disagio, nel senso non percepisce che sia un problema in questa società, tante persone con cui ho parlato mi dicono benissimo, perlomeno mi dicono a me di vivere benissimo, non percepisco nessun problema. Tu hai detto si può anche non avere cura per il futuro. Ecco, ci sono due modi di approcciarsi alla realtà oggi. Quello di chi dice si è sempre fatto così e quindi io continuo a fare così, che è quello che io definisco il principio di tradizione. E poi c'è il principio di responsabilità di cui parlava Jonas. Cioè noi non abbiamo la terra in dono dei padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli e qui dovremo cercare di riconsegnarlo a loro, e non lo stiamo facendo, dovremo cercare di consegnarlo a loro almeno nelle stesse condizioni in cui è stata data a noi. Quanto invece alla questione, ma se la gente mi dice che sta bene perché dovrebbe cambiare, ora chiaramente queste sono valutazioni personali, io non posso entrare. Io mi limito, attraverso un'indagine sociologica, a fare una foto dall'esterno.
sembra questa una società felice? Ora, il mondo occidentale è un mondo in cui il 35-36% della popolazione non occidentale utilizza psicofarmaci. Noi viviamo 18 anni in quell'area che chiamiamo scuola, poi dopo 18 anni per chi fa l'università, un po' meno per chi termina l'età, poi 40 anni al lavoro, e intorno ai 65, 66, 67 anni ci dicono che possiamo incominciare a vivere, a fare quello che ci piace. Ecco, capite che viviamo all'interno di una ruota del criceto, per cui si deve lavorare perché dobbiamo mantenere uno standard di vita, per cui noi dormiamo, ci svegliamo, andiamo a lavorare 8 ore anche più, senza considerare che lavoriamo 8 ore, considerate la legge che ha ridotto l'orario di lavoro a 8 ore, la prima proposta è il 19, la seconda è il 23, una legge fascista. 1923, quindi quasi 100 anni. In 100 anni la tecnologia di quanto è aumentata? E nonostante la tecnologia sia aumentata esponenzialmente, noi continuiamo a lavorare 8 ore, con straordinari magari non pagati e senza diritti. C'è qualcosa che non funziona. Allora, noi viviamo, dormiamo, lavoriamo, poi andiamo al supermercato a comprare le cose, torniamo a casa, accendiamo la televisione che ce ne fa vedere le altre, sempre più nuove, poi torniamo a comprare, ma per tornare a comprare dobbiamo andare a dormire, per tornare a lavorare. Viviamo così fino a 67 anni, poi se questo modello di vita è un modello di vita felice, io ripeto, io mi sono sottratto al dominio dell'accademia, c'è gente che rimane, se è felice faccio. Però la mia idea è che non sia proprio così, e anche qua è evidente che bisogna condividere lo scopo. Qual è lo scopo della vita umana? Lo scopo della vita umana, a mio avviso, è quello di essere felice, a patto che però si comprenda che cosa sia la felicità, perché ieri ne parlavamo qui a Torino, alcuni amici psicanalisti e psichiatri mi dicevano però affermare questa cosa è un po' pericoloso, perché oggi arrivano da noi persone che hanno ansia o depressione e ci dicono io non riesco ad essere felice. Dipende a cosa tu agganci la tua felicità. Se la felicità è agganciata, e qui è importantissima la rivoluzione del vocabolario, al benessere, ma dobbiamo trasformare il vocabolario, perché se io vi dico benestante, a voi cosa viene in mente? Benestante letteralmente significa colui che sta bene, mentre questa società pensa che il benestante sia colui che ha un grande conto in banca. E allora capite che io vi dico che lo scopo della vita per me è essere felice, ma essere felice avendo come retroterra, questa è retroterra di cui ho parlato, in cui compassione significa una certa cosa, benessere, benestante, sacrificio, interesse. Noi consideriamo l'interesse un interesse privato. Interesse significa fra l'essere. E è molto interessante andare a vedere la differenza che c'è tra il vocabolario latino-italiano e il vocabolario italiano-latino. Perché se voi andate nel vocabolario latino-italiano, trovate che i primi significati, la prima traduzione dell'interesse, significa tra l'essere, fra, nella relazione con l'essere. All'undicesimo posto, il Campanile Carboni propone interesse dello Stato, quindi i latini non avevano nemmeno l'idea dell'interesse privato, interesse dello Stato. Poi andate a vedere cosa avviene nel vocabolario italiano-latino. Il primo significato dell'interesse è interesse sui soldi, però il problema è che i latini per interesse sui soldi utilizzano la parola usure. Sul profitto, nel secondo profitto, e il problema è che i latini per profitto utilizzavano lucrum lucri, non interesse, non utilizzano mai il termine interesse, eppure noi utilizziamo questa parola. Quindi quando ti dico il mio scopo è essere felice, dobbiamo intendere che cos'è la felicità, non quella del avere un conto in banca, dell'essere famoso, dell'avere l'ultimo cellulare, non è la felicità legata al possesso, ma è la felicità legata a uno stato ontologico, a come si sta a vivere nel benessere, nel vero benessere, che è la condizione di colui che sta bene. A me pare che le persone che continuano a rimanere all'interno dell'orizzonte dello sgomitamento della violenza, che vivono per vivere, che vivono per lavorare, non lavorano per vivere,
felici, contenti così, però anche io sono contento così. Allora, una domanda? Ricollegandosi all'utopia, cioè questa l'idea che è data della luce, che... L'idea che è data della luce da, che porta a un cammino, ok? E ricollegandoci al discorso che parte del benessere, quindi ognuno di noi è qua ha dei pensieri appunto che potrebbero essere un'utopia e ci portano a determinate azioni. Queste azioni qua, ogni persona nel concreto, nella vita reale, ci pensa a quel che fa e perché lo fa, o se solamente parla per parlare e poi nella vita reale non fa quel che veramente dice. Ed è stato molto interessante il concetto che è dato di potere di volontà, quindi dico usare, avere quest'arma che abbiamo noi, il potere di volontà per veramente cambiare la vita, cioè l'abitudine che abbiamo tutti i giorni. Non è una domanda, è solamente un pensiero rivolto a tutti. No, è verissimo. Tra l'altro mi dà la possibilità di parlare di un'altra cosa. Se non ho capito male, mi dici è soltanto un parlare o poi anche un agire? Cioè quello che dici, lo dici e basta, o non è un dire non che non anche... diretto a te. Sì, no, ma in generale, è un dire anche che un dire non fare. Esatto. Ecco, dice una cosa che per me è molto importante. Cioè il mio discorso era la vita reale è comunque l'abitudine di ogni singolo momento. Se noi in ogni singolo momento però ci comportiamo come siamo stati abituati, quindi in questa società che quindi dobbiamo dar contro qualcuno, eccetera, non siamo mai aperti, in realtà possiamo parlare di tutte queste cose che sono fantastiche, però poi se ogni singola persona non si atteggia aperto e libero, non si potrà mai arrivare a una comunità con questi pensieri utopico. Sottoscrivo. Fino all'anno scorso mi è capitato di fare gli esami a ragazzi del primo anno del corso di filosofia e sento continuamente ripetere che i ragazzi di oggi sono un disastro. Io sono invece convinto che i ragazzi di oggi siano di gran lunga superiori rispetto a quelli della generazione dei miei genitori. A cui anche perché? Perché la generazione dei nostri genitori è una generazione di persone che si è lasciata abbindolare da gente che sapeva parlare benissimo, ma che poi ha razzolato molto male. Io vedo nei cuori, negli occhi dei ragazzi oggi, che non importa tanto quello che dici, fammi vedere come vivi. Cioè tu sei credibile se fai quello che dici. E vedi, qui si riaggancia un altro elemento della critica alla società occidentale, che ha scisso il pensiero, la teoresi dal fare. Per me questa cosa è assurda. Io sono quello che penso, sono e penso e faccio quello che penso che sono. Sarebbe impensabile poter venire qui a teorizzare orizzonte, o quello che ho detto stasera, e poi io nella mia vita comportarmi in un altro modo, perché intanto non sarei credibile. Voi potreste dirmi, vabbè, noi non ti conosci, io prendo, me ne vado, ma non sarei credibile agli occhi di chi mi conosce se io non facessi quello che dico. Poi c'è chiaro, no? è un compito quotidiano, anch'io cado infinite volte, cado e poi cerco di rialzarmi, però lo sforzo quotidiano è quello di fare ciò che si pensa e ciò che si è. Quindi tu hai colto un elemento che è molto importante. Cioè, il problema è che noi ci siamo lasciati abbindolare da gente che ha saputo e sa parlare bene, ma che poi fa tutt'altro. E invece dovremmo incominciare a dar conto di ciò che diciamo, e dovremmo incominciare a guardare anche chi fa ciò che dice di fare. Un'ultima domanda, perché cosa è andato a Torino, quindi quello mi piace. Due domande veloci, due risposte veloci. Comincio a ricordarvi che nell'altra sala ci sono alcune copie del libro di Alessandro, chi volesse comprarle le può comprare rivolgendosi direttamente a lui. È un libro che lui ha scritto e che noi, come Movimento della Crescita Felice, abbiamo pubblicato nelle nostre edizioni, perché riteniamo che sia un'implementazione molto interessante delle
rielaborazione della piccola parte dell'elaborazione che abbiamo già fatto, è un passo in più in attesa di altri passi ulteriori che vorremmo fare per definire una concezione complessiva. Sì, molto rapidamente volevo solo sottolineare un aspetto. Prima parlavi dell'importanza del cambiamento, quindi del cambiamento che parte dall'interno, come Gandhi diceva, sia il cambiamento che vuoi nel mondo. E su questo, rispetto alla cosa che si è notata, rispetto all'atteggiamento verso la violenza della società in cui ci troviamo, molto spesso questa violenza è uno specchio delle nostre paure, cioè a volte l'atteggiamento di violenza in cui ci troviamo, secondo il mio punto di vista, è anche un atteggiamento riflesso della paura che noi abbiamo, cioè la persona diventa violenta perché, non riesce a entrare in comunicazione con noi. Ma se noi abbiamo un atteggiamento aperto, non sulla difensiva ma sulla distensione, cioè sull'apertura delle braccia, cambia completamente questa dinamica. Quindi è molto più facile cambiare in qualche modo la società se noi abbiamo un atteggiamento aperto, fiducioso nei confronti dell'altro, che non se abbiamo paura dell'altro. Questo volevo solo dire, che secondo il mio punto di vista è veramente una piccola molla che però aiuta. In più volte nella mia esperienza personale mi sono trovato a crearmi il nemico perché me lo stavo immaginando, cioè diventi creatore del tuo pensiero, e questa è una delle limiti che abbiamo, che dovremmo superare, che è anche semplice, è un esercizio difficile ma è semplice da realizzare. Cioè, volevo solo condivido dire. Anche risposta già data. Volevo chiedere come lei non ha mai pensato di, diciamo, di creare una rivoluzione a lei personale e quindi mettere a disposizione questo libro, magari scaricabile gratuitamente in internet, e quindi avere la possibilità, diciamo, più persone di poter approfondire questa tematica in maniera gratuita, quindi con una nuova impostazione anche da te. Ancora una domanda tu? Sì, però la volevo correggere. Sì, la collego a una riflessione, non volevo perdere la sua risposta magari. Sì, allora, premetto che io con l'editore non ho neppure un contratto, quindi non è... il problema è che se... nel momento in cui ci si affida, io mi sono affidato alla diversatrice, nel momento in cui ci si affida all'editore e si fa contro l'editore. Però ripeto, io non ho un contratto e posso assicurare che non ci guadagno un euro. E quindi è anche un modo però per finanziare il movimento della diversatrice. Perché noi questo Maurizio lo sa bene, noi non abbiamo finanziatori esterni. L'unico modo per finanziare la nostra attività è quello di farlo attraverso i libri. Capisco, peraltro l'editore ha sparato un prezzo che fosse anche alto, io mi rendo conto, però vi posso garantire che nelle mie tasche non viene un euro. Cioè, questa non è una cosa buona, però io sono contrario a questa cosa che mi ha detto, perché allora i libri lo sono soltanto di dividendine. Io non so se la stessa domanda si pone a panettiere, perché panettiere non ci dà il pane gratis, perché il verduriere non ci dà il verdura gratis. Perché tutti dobbiamo vivere in qualche maniera e è necessario avere un reddito da fare lavoro per poter vivere e continuare a fare il nostro lavoro. Io credo che sia importante, non è questione di speculazione, è questione di dare una retribuzione a chi fa un lavoro perché possa continuare a farlo, perché possa continuare a vivere. E allora io mi collego e proseguo questo ragionamento, perché se il panettiere e lui donassero il loro prodotto, si arriverebbe a quell'economia del dono di cui si parlava prima. Tra l'altro, un attimo, io la domanda che volevo fare, perché magari sono arrivato con velocemente, tu ripetami, allora dobbiamo sostituire l'economia con l'euteleia. Euteleia. Euteleia. Euteleia, che significa? Frugalità, ma anche far bene. Che si contrappone al fare comunque, il far bene, il fare nella misura, il fare misurato, il fare carino. E appunto volevo collegare a questo un'osservazione, una piccola osservazione. Allora, quindi si è parlato di utopia, l'utopia è un non luogo. Qual è il non luogo per eccellenza? Il paradiso. E questa frugalità, dov'è che si va a vivere? Dov'è che si dovrebbe andare a esprimere questa utopia? Cerchiamo, teniamo qua tra noi, insomma, l'idea sarebbe quella, appunto, l'utopia. Diciamo che tendenzialmente, guarda, mi piace l'idea del metterci noi qua, e difatti l'ultima cosa era, volevo ringraziarti perché mi è piaciuto molto l'argomento,
ed è proprio importante il fatto di creare sensibilità tra noi qua su quest'idea del rendere quest'utopia, parlarne, ma non solo parlarne, esprimerla tra noi e renderci conto che c'è la sensibilità per parlare di questo, per affrontare questi argomenti. Alessandro dice anche di cominciare a praticarla, sapendo che comunque è come l'arcobaleno, cioè non si raggiunge mai ma ci si avvicina, non si raggiunge mai ma ci indica la strada da percorrere. Avremo sempre risultati parziali, probabilmente al termine della nostra vita l'opera sarà compiuta in mille parte e qualcun altro la proseguirà ulteriormente. E questa è la differenza che lui ha detto, che c'è tra l'utopia e l'ideologia, perché l'ideologia pretende di dare un quadro già definito e di normare il comportamento di tutti all'interno di questo quadro, l'utopia è questa tensione, no? È questa luce che ci porta ad agire in un certo modo, ad avanzare una certa strada, ben sapendo che non raggiungeremo mai l'orizzonte e ben sapendo che ognuno di noi ci arriverà percorrendo una sua strada personale, rispondendo alle due esigenze personali in relazione alla storia che ha, alla sensibilità che ha, alla fase di vita che affronta. Non so se ho risposto a te. Allora, mi sono sostituito a lui, ma comunque io ringrazio tutti per questa partecipazione, ringrazio Alessandro per la bellezza e l'intensità delle cose che ci ha detto, per la chiarezza con cui ce l'ha detto. E ringrazio voi per la partecipazione, il coinvolgimento intellettuale ed emotivo che avete avuto questa sera. Arrivederci.